schifo, amore. Cosa? Che ti stai pulendo il naso. Lo tappo allora. E amore, guarda amici. Che schifo. Amore, guarda amici. Ciao amici. Ciao pere. Non sono le mie pere. Allora, mi viene già da ridere perché oggi io e Sasha dovremmo fare... Hai finito di fare product placement con le mie bottiglie? Mettile giù. Voglio bere questa bevanda al gusto buono. Io e Sasha oggi faremo la mia prima reaction di una penitenza di Social Face, che io spero abbiate già visto, così almeno non vi viene l'ansietta che a me sta per rivenire. Però voglio raccontarvi un po' tutto il contesto di questa penitenza, perché c'è un perché io ho reagito così. Ah, tu adesso devi fare tutto quel gnu gnu gnu. No, devo... Io non c'avevo paura. No, allora, io ho paura. Devo spiegarvi la vera storia di questa penitenza. Allora, come saprete, su Sky 1 ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 20.45 c'è Social Face, la terza edizione, dove quest'anno sono protagonista anch'io. Social Face quest'anno è una gran ficata, permettetemelo. Solo perché ce l'hai tu. A parte perché sono io, perché sono tre challenge e chi perde tutte le challenge va in penitenza. Amore, dimmi. A parte la tua faccia, c'è scritto peni. Dai! Vabbè. Comunque vi devo spiegare questa cosa. Io sono in un gruppo di tutti maschi, quindi ce l'hanno sempre con me, se la prendono sempre con me. Addirittura papà si è messo a barare contro di me. Non ha mai barato in Social Face, e contro di me si è messo a barare. Già questo vi fa capire un vero, po' come vanno. Vero, vero. Cioè non aveva mai barato con me, ha barato. Vabbè. E succede che io vado quasi sempre in penitenza. Che sforzo. Cioè ce l'hanno veramente tutti con te. Mi odiano tutti. Ed è successo che è uscita una penitenza un po' particolare, cioè è uscito sto Animals. E io dicevo alla produzione, raga, regalatemi un gatto. The Animals. The Animals. Tic tic toc in the disclosure. Ecco, c'è questa penitenza Animals. Che cosa succede la mattina che siamo andati a girare la penitenza? È successo che Sasha è entrato insieme a me in un ufficio a salutare il cagnolino e ha visto una cosa che non doveva vedere, che sfortunatamente... È colpa loro, non dovevano scriverlo lì. Fortunatamente io non ho visto, ho visto Sasha che ha fatto tipo una faccia strana e fa andiamo fuori. Ho detto no, oddio, cos'è successo, cos'è successo? Inizia a ridere, ma lo vedo molto preoccupato e mi dice, amore, tu hai letto? Io, che cosa ho letto? Ma cosa c'è di fare calla, amore? Io non ho visto niente con l'ufficio. Cioè una lavagna gigantesca dove c'era scritto penitenza numero 1, chi andava in penitenza e cosa doveva fare. Vabbè, in pratica 20 penitenze. Ma io ho Axel, il cagnolino, e non vedo niente. Stavo salutando il cagnolino e Sasha vede questa mia penitenza e lo vedo molto allarmato. Mi dice, amore, vorrei fare tutto ma non la tua penitenza. E già qui dico, aspetta, in che senso? Provo ad andare nell'ufficio a vedere e lui mi trattiene, quindi non riesco a vedere che cosa è successo o che cosa ci sta scritto sulla lavagnetta. Però vedo lui molto, molto intimorito. Mi dice, no, ma, cioè, ma con tutti gli animali, cioè, proprio Sabri, nel senso, no, non farla. Oppure va dagli altri e dice, ma raga, cioè, siete sicuri che devi fare sta cosa? Quindi mi ha messo un'agitazione. Beh, anche a me è venuta agitazione. Mi è venuta un'agitazione molto forte. Poi si è anche confrontato con gli altri che erano curiosi. Gli ha detto chi non era in penitenza con me, che cos'era. Anche a me l'ho visto molto, cioè, dicevano tutti gli animali, ma non quello, raga. Io già lì ho iniziato un po' a cagarmi sotto. Però, cioè, non voleva dirmi giustamente che cosa fosse. Quindi immaginate un po' questa ansietta. E immaginate che il vostro fidanzato vi dice, per favore non fatela, amore stai attenta, perché poi lui non era in penitenza con me, quindi non poteva venire a vedere cosa succedeva. Amore non farla, stai attenta, stai attenta. Amore, lasciami il tuo canale se muori. E mi diceva, se muori mi lasci il canale, quindi cioè io, oddio, cos'è, cos'è? E mi dice, per me è l'animale più pericoloso con quale tu possa avere a che fare. Anche perché era una specie di circo, comunque, nel senso, c'è cioè, adesso tanti la vedete, animali. Cioè io non lo sapevo, lui ha letto gorilla, quindi immaginate, effettivamente il gorilla non è addomesticabile. Cioè, avete capito che cosa poteva succedere? Quindi, io già con l'ansia, immaginate la tua ansia, che però dovevo mascherare perché io non sapevo niente, quindi dovevo cercare di mascherare questa ansietta. Arriva il momento della penitenza, quindi ora la vedremo insieme e la commenteremo. Io leggo solo peni. Anche io per ora leggo solo peni, amore. Ragazzi, non prendetemi in giro, io vi racconterò veramente quello che ho sentito.
Ah, la Dianitino. Sapri, siamo arrivati nella location della tua penitenza. Animal, benvenuta. Non ho paura degli animali, quindi non mi turba più di tanto. Amore, questa che è la tua penitenza. Però la mia porta già qua preoccupata. Si chiama Luke. Piacere, Luke. Ciao, Sabrina. Il problema sussiste nel momento in cui mi hanno fatto indossare questi guanti e questi stivali della cacca. C'è anche un graffio di sale. No, fiamma. Fidati di lui. Perché purtroppo. Non posso fidarmi di uno con questa faccia qua. Purtroppo, in questo è un caso raro. Noi non potremo essere in penitenza con te, cioè non potremo darti supporto. Hai capito? Neanche la mano. Io da sola. Neanche la mano. Neanche la mano potevano darmi. Sabri, bocca al lupo. A dopo. A mai più. No. A mai più, poi Surri che mi lascia con a mai più. C'ho sempre dei sentimenti belli accesi. Surri è così. Adesso ho iniziato ad avere veramente tanta paura. Tu ti fidi di Luke? No, non ho capito che animali c'è. Un animale. Ah, lui non lo sapeva? Fantastico. Io non sapevo che fosse uno scherzo, ricordatevi. Tu devi fare un gorilla fatto come si deve. L'obiettivo è chiaro, mettere Sabri di spalle allo scimmione, in modo tale che lei creda che ci sia veramente. Ma non ci crederà mai. Non ci crederà mai, le ultime parole famose. Ma io ti dico, logicamente, non noi saremo là, collegati a me... con Stefano Conarico. No, no, amore. Consigliargli cosa fare. No. Vedrete. Mi senti? Vedrete. Ah, capito, se era me... Ecco come facevano interagire, perché Stefano né mi vedeva né mi sentiva, aveva la cimice. Bravo. È una prova. Quando amore ti dicevo, io dicevo, raga, sentivo sti versi di un animale che non conoscevo, non era un animale che conoscevo. Ora ho capito perché era Stephanie. Ma che piacciono le scimmie. Ah sì, ma non i gorilla. Ma quello è un po' più grande. Quindi era bravo a muoversi, eh. No. Che capitale è la tua penitenza. No. Inerente agli animali, ok? No, non devo dire. Vieni, Sabri, vieni da questa parte. E qua? Tu pensavi che dovevi solo raccogliere cacca? Sì, che poi io dico anche la parola cacca, ma poi vedrete a fine video come mi sono sfogata. Cercavo anche di essere molto family friendly, family friendly, quindi guardate come sembrava raccogliere la cacca. Beh, no, dai, sempre un lavoro normale, ma che insomma, come tanti altri. Tanto che stamattina abbiamo fatto le prove con gli animali. No, avresti dovuto fare tutto a casa, la faccio tutto io, letame. Con i gattoni. Che meraviglia. Ma questi erano un po'. Cagano di più di quelli dei gattoni. Devo semplicemente tirare su un po' di cacca, cosa vuoi che sia. Che penitenza. Mi raccomando, stai sempre qua. Ma che brava, con che tocco tiro sulla cacca. E poi alla cera. No, io c'ho male qui, c'ho male qui. Sì, è vero, amore. Guarda che pesava quella cacca. Vai, tutte cacche. Guarda come la tiro su. Con calma, quindi neanche un pochino. Non ti preoccupare. Non ti muovere troppo. Ce n'è un po' però, Vai. Con calma, quindi neanche... Sì, vabbè, tra calma il mondo, tanto. Poi mi raccomando... Lui mi diceva con calma. Qua, lavoro è serio, la No, vieni proprio qua, stai qui indietro. Ah, ti toccava, Ok, mettiti lì. Doveva prendere un po' di confidenza. Devo stare in questa posizione oppure ascoltare lui quando semplicemente devo spalare della cacca in una cariola? Puzzava. Chiedilo a Stephanie dopo. Animali, non ti preoccupare. Ah, è mista. E poi quando rimangono i pezzetti piccolini, devi tirarli su con le mani. Perché... No! Quando rimangono i pezzetti piccolini, devi tirarli su con le mani. La mia cacca la tireresti su con le mani. Sì, amore. Grazie. Devi sempre ascoltare me. Raga, che ansia, vi giuro, mi sta mettendo l'ansia. Dai, che abbiamo quasi finito con la penitenza. Ok, l'ultima palata. Una cosa che avrei pensato nella vita di adesso vieni qua, cacca. Stai ferma, girati così, finisce la parte dello scherzo, questa la mettiamo qui. Come la parte dello scherzo? No, stai ferma. Raga, io pensavo che la mia penitenza fosse finita qui, infatti che dicevo, ma perché Sasha mi diceva che paura, spalare caccia, lo pensavo nella mente, spalare. Sì, certo. Animals, perché devi spalare con uno scritto animals? Guarda cosa arriva. No, guarda sempre avanti, stai tranquilla. E ascolta quello che dico io, muoviti il meno possibile, stai dritta, drizza le gambe, giù le braccia, mi raccomando, fai quello che ti dico io, ok? Non è finita la penitenza? No, adesso andiamo alla penitenza ulteriore, la seconda tua penitenza. Ecco, c'era qualcosa che non mi quadrava. Ascolta quello che ti dico io. Ah, fermi un secondo, mettetevi nei miei panni, voi non sapete che è uno scherzo, no, veramente, mettetevi nei miei panni, non sapete che è uno scherzo e il vostro fidanzato vi ha traumatizzato, voi sapete solo perché questo. Pensavo che anch'io era vero. Voi mettetevi nei miei panni. Sempre, ascolta la mia voce, non tremare, non ti girare, stai tranquilla, dammi la mano. Amore, scusa, avevo paura di un tradimento. Calma. Piano, piano, vai vicino, piano. Ah, vedi, papà già sfiorare la gamba. L'importante è che non ti giri, non guardi, perché potrebbe essere...
Sfiorare la gamba, mi trovi i ceffoni! Sfiorare la gamba! Ma non ci vedrà niente lì dentro. Non gridare, non gridare, stai calmo. Sei sicuro, amore, che io non ero terrorizzata? Vogliamo soffermarci su questa faccia? Ma la fai ogni sera. Amore, no! Non è questa la faccia! Stai calma, che devi sentire il tuo odore, ma non... è meglio non fare movimenti brusci. Stai tranquillo. Ma non fa ridere. Calma. A me fa ridere. Però, amore, posso fare... Il mio ragno, era vero! Voglio farti vedere una cosa. Guarda. Stai tranquilla. Guarda che occhi belli che ho. Si abbinano alla felpa. Sì, sì. Calma. Ascolta sempre quello che ti dico io, seriamente. Questo mi tirava le botte, okay? Non te lo posso dire. Fai rumori, fai rumori. Fai più rumori. Ok, adesso si va bene così. Scusami, ma tu cosa pensi? Se, sai ma che sembrava un cane. No, non sembra. Sentilo bene. Si chiama Gigi. Ma che nome gli hai dato per un gorilla? Tranquilla, adesso comincerà a sfiorarti. No, a far... no. Ad avvicinarsi un po' di più. Non ti preoccupare, stai calma. Mi rendo conto che anche se non faccio niente, si sta già impaurendo. Non stai facendo niente. È uno scherzo, ditemi che è uno scherzo. Ditemi che è uno scherzo. Ditemi che è uno scherzo. Amore, ci speravo fosse uno scherzo. Ditemi che è uno scherzo, ditemi che è uno scherzo. Era un pezzo di ghiaccio. Era tremando. Non ho paura di niente. Non ho paura di. Aspetta. Che colpo mi ha dato? Ho tirato una testata! Un gorilla non è molto dolce. Un orso grosso e nero. Io pensavo fosse un orso. Vedo un orso bruno. Non so, mi tira le testate. Ho capito, cosa ne sai? Effettivamente tu mi hai detto che era pericoloso, l'orso bruno è pericoloso. Non dare mai. Però quella è stabile. Sono animali che non vanno guardati negli occhi. Sono animali che non vanno guardati negli occhi. Amore, senti come esordisco. Guardati negli occhi. È un rinoceronte. Perché rinoceronte non potresti guardare negli occhi? Non lo so. No, non è un rinoceronte. Accucciati e guarda avanti. Accucciati, appoggia le mani per terra. Accucciati, cioè mi ha fatto appoggia, mettere giù. Non ti preoccupare, appoggia le mani per terra, vai. Tira delle testate. No, tocca i capelli, levagli le pulci dai capelli. Levagli le pulci dai capelli. Levali le... Papà, levali le pulci dai capelli. Non ce le ho le pulci. Non le ho le pulci. Levagli le pulci dai capelli. E gli piace, piano piano. Tranquilla, tranquilla. No, amore, io sto bene. Non ho paura neanche un po'. Stai tranquilla. Amore! Grattati un po' la testa, un po' il mento. Cerca di fare delle movenze simili alla loro natura. Il mento. Non avevi ancora capito che era un gorilla. Amore, ma questo mi dice. L'osso bruno va così! Il mio cervello non funziona più, mi dice. Poi grattati la testa e l'ascella. Io sto pensando a grattarmi la testa e l'ascella per non morire, non lo so. Ma perché saresti dovuta morire? Non lo so, amore, mi tremano le testate. Bravissima. Bravi, non guardare, non guardare, non lo guardare. Sono animali che non vanno guardati negli occhi. Stai tranquilla. Bravi. Vi odio, papà. Adesso ti odio per nome, comincio a chiamarlo. Gigi, ciao Gigi. Ciao Gigi. No, più forte, più forte. Ciao Gigi. Bravissima, sempre di più, sempre di più. Gigi. Di più. Vai, Gigi, si abitua alla tua voce, ciao, vai. Gigi. Si abitua alla tua voce. Che presa in giro! Fammelo bene. Con la tua voce, secondo me lo facevi solo che arrabbiare con la tua voce. Ciao Gigi. Brava. No, vi prego, raga, non scherzo. Ancora... Io sono nel panico più totale. No, ma dai. Più forte. Le mani, raga, mi ha preso qualcosa di testa. No, raga, qua piango. Pensavo di morire. Chiamalo forte, dimmi Gigi. Gigi. Chiamalo. Amore, ma non ti faccio tenerezza. Mi fa troppo ridere. Ma perché poi lui l'aveva visto lo schermato, cioè la puntata l'ha vista sullo schermo del telefono. Diceva, ma no, non sembra che hai paura. No, amore, non sembra che ho paura. No, amore, poverino. Che ansia. No, aspettate, raga. Tu sei un po' una scimmia. Siete pronti a vedere la mia reazione? Ebbene, quella reazione è proprio bella. Stai tranquilla. Chiamalo forte. Gigi! Di più. Ma no, Gigi! Fortunatamente vedo una faccia che conosco, mi giro e dico pronti, papà, raga. Ti amo, poi mi giro e vedo Stefanino travestito da gorilla. No! No! È stata stoppata qui! Vabbè, gliela raccontiamo, che cosa è successo? Allora, vi racconto proprio tutta la storia vera. Comunque c'è sul sito di Sky, oppure potete andare a vedere le puntate vecchie. Ci sono io, quando escono i titoli di coda, che vedo Stefanino, che si toglie la maschera, lo ribalto, lo metto nella cacca
cioè lì diciamo che non è proprio cacca, urlo la parola merda, prendo la cacca e inizio a spalmargli la testa, gliela spalmo tutta, ma proprio con cattiveria, ero proprio arrabbiata finché non scappo via. Dopodiché Stefanino esce e mi dice: non l'hai fatto davvero. Io lo guardo e gli dico: no, a ti pare che io l'abbia fatto davvero? Ma se guardate i titoli di coda c'è proprio lui che, perché fa: ma puzzo di merda, sei sicura che non l'hai fatto? No, Stefanino, era quello che ti meritavi. Mai fare arrabbiare le donne. Mai fare arrabbiare le donne. E mai metterle con un gorilla, cioè a meno che non sia un gorilla così. Il mio gorilla è molto bello. Fai il pranzo? Sì. Grazie. Fammi un gorilla. Ecco, tu saresti stato ancora più credibile. La prossima volta il gorilla fatelo fare a Sasha. Papà ti odio, Suri ti odio, Stefanino non ti voglio mai più vedere in tutta la mia vita. Dal lunedì a venerdì 20:45 Sky 1. State pronti. Social Face 3 è una bomba. Amore, cosa stai facendo adesso? L'indiano? Sulle mie salviettine.